Eh già ragazzi, non solo proiettori intendiamoci, non porterò altri tipi di recensioni o analisi tecniche, ma perché non portare qualche altro prodottino, anche perché io sono uno spendaccione, vado comprando a destra e a sinistra, quindi qualche altro prodottino analizzandolo insieme, più che analizzandolo insieme lo unboxiamo, così do qualche mio parere su questi acquisti che faccio per me, non per il canale. E in più magari attiro gente sul canale con altri prodotti e li porto magari ad interessarsi al mondo dei proiettori, eccetera. Vabbè, ora direte, lo fai anche per gli iscritti. Sì, infatti, anche per gli iscritti. Poi il canale è mio, faccio quello che cazzo mi pare, raga. Però cerco di variare e portare più persone possibili a conoscere il mio canale. E iniziamo. Oggi, raga, mi sono preso il prodottino, che è questo qui, che è un box Retro Arcade, ok? Semplice, niente di che. Un prodottino pagato 39 euro, se non sbaglio, 44 euro da Amazon, preso per divertimento proprio. Poi vabbè, c'è una bimba, quindi qualche giochettino che può giocarci anche lei, già a 6 anni, andrebbe bene. Io direi, ragazzi, di così, unboxarlo insieme, vedere come funziona un attimo, il menu, i giochi come girano, ma una cosa veloce, non è tecnica, non deve essere un'analisi tecnica, anche perché, raga, non ritengo io abbia queste competenze, non so, un nerd di queste cose, raga, voi lo vedete, cioè io riprendo e monto, l'ho già detto, col cellulare, c'ho un computer che ormai quando lo accendo mi scrive basta, buttami via, non ce la faccio più, cioè il processore già da 15 anni, non sto a scherzare. Fortuna che c'ha mio cugino, che è un nerd di queste cose, anzi, non è un nerd, lui è un professionista. Che quando mi servono consigli o delucidazioni varie, lui mi dà queste consulenze super approfondite. E grazie Christian, ti voglio bene, cugino mio. Consulenze ovviamente gratis, molto professionali e gratuite, siamo cugini. E gratuito è un cazzo, mi toccherà pagare 50 pranzi quando torno dalla Cina, non tornasse mai, oh. Grande cugino. Raga, andiamo a aprire sta cosa perché sono proprio curioso. Allora, scatolina veloce, niente di che, rappresentazioni HDMI, la scheda SD, raga, vabbè, niente di che. Apriamola, vediamo se riesco a togliere questa etichetta. E voilà, manualistica, ti danno delle spiegazioni, istruzioni, Retro Classic Mini, console di gioco, eccetera. Ah, qui che c'è? Un telecomando, che... ah no, questa è la pennetta, scusate. Carina, solida, guardate un po', bella, c'ha due attacchi, ok, per la scheda, lì qua ci saranno i giochi dentro, le ROMs classiche, eccetera. Davanti togli il tappettino, c'ha l'HDMI. Caruccia, raga, bella impressione, solida, non è una pennetta di pelle proprio di latta, questa è una latta un po' più di qualità. Poi c'è un cavettino HDMI, ovviamente per come le Fire Stick TV, per agevolare l'attacco ai televisori. Questi televisori a volte hanno gli attacchi messi, io non lo so, sti geni, un po' scomodi. Pennettina, probabilmente per USB, per il segnale. Penso dei controller, poi vedremo a cosa serve. E i controller della PlayStation 1, raga, sono identici, paccati, uguali. Ah, dietro hanno le batterie, quindi ci vanno due AAA. Bene, che qui mi sa che non c'ho io, maledizione. Poi vedrò, raga, sportellino posteriore. Iniziamo bene. Sportellino posteriore, ok? E due batterie, vabbè, uno magari gioca un po' con le ricaricabili e vediamolo. Vabbè, lo chiudiamo dopo, due controller, ok, cavettino probabilmente per collegare il controller. Ah no, è per l'alimentazione della pennetta. Niente, raga, la scatola è vuota, cavettiere, raga, poche cose sufficienti. Niente, raga, vado a collegarci, faccio due partite, vediamo che fa. Vai,
Ok ragazzuoli, si parte velocemente. Ci siamo, eh. Ok ragazzi, siamo nel menu principale, abbastanza reattivo. Vabbè, il menu non è velocissimo, ma non ci importa, raga, non mi interessa, è giusto per dare un'occhiata ai giochetti che ci stanno, che ne dovrebbero essere abbastanza. Guardate quanti, raga, guardate tutti gli Street Fighter. Vediamo Street Fighter. Avevo il volume a zero. Dolby Digital. Ah, con Select, ragazzi, stavo premendo start compulsivamente. Ok, raga, mi riporta quando avevo 8 anni, una cosa del genere. Ma sì, sì. Ah, ok, quindi vedete, si gioca con tutti e due, eh. Ok. Raga, la prima l'ho ingroppata, lo dico. Ovviamente non è velocissimo, i frame a volte rallentano, ma c'è poca, nel senso, non è così incisivo, raga. Cose varie. Da Tekken, si giochi qua, la gioca chiaramente poco, non è un bambinello. Preso, preso, è un pari, è un pari. Raga, vediamo un altro gioco. Allora, save data, vedi, si può salvare. Load, i controlli, quit game, restart, quindi restart direttamente il gioco selezionato. Quindi con R1 vedete? Ok, si cambia sopra. Mame, Game Boy, FC, Game Boy Advance, Super Nintendo, PlayStation 1, Atari, Mega Drive. Madonna, il Mega Drive, raga, stiamo scherzando. Ok, io propongo di andare. History che c'è. History non vorrei che fosse i giochi già giocati. Search Collector, Classic, andiamo su Atari. Veloce qualche giochettino, madonna quanti giochi, ragazzi, stanno una marea di giochi. C'è qua roba da perdersi veramente, ve lo dico. Raga, picchiatura non finì. I Metal Slug, ovviamente. Tutti quanti i Metal Slug ci stanno, eh. Il primo, c'è Metal Slug 2, 3, 4, 5, raga, Metal Slug X. Vediamo come gira Metal Slug X. Allora, vai via. Raga, per adesso gira molto bene. Vorrei avere i momenti più concitati. Gira abbastanza bene, poi Metal Slug X è quello un po' più con dettagli, ma è una parola grossa di dettagli, però
Dai. Vedete anche qui raga, non c'ha un minimo di lag, leggermente adesso ma poca roba, cioè va benissimo raga, quello che l'ho pagato. Comunque il, sentite, il controller, provo a piegarlo un po', fare questa cosa qui, vedete, non scricchiola raga, c'ha qualcosa dentro che vibra ma non scricchiola chissà quanto, L'assemblaggio è buono, ma sorpreso, pensavo fosse più cheap. Questo l'audio non è proprio perfetto, raga. Non si saltava questo gioco. Questi raga sono giochi che chi è nato dopo gli anni 90 non può neanche ricordarsi. Su questo non è proprio perfetto, diciamo che poi ci sarà sicuramente la gara smanettata tra le impostazioni, penso. Ok, non qui, qua ci sono solo i controlli, c'entra niente da qua, non si può, non so se dalle impostazioni si può mettere delle correzioni digitali eccetera che vanno poi a pesare sulle prestazioni mentre si gioca, ecco. Questo per adesso è già iniziato molto fluido, quindi con Select si mettono i crediti e con Start. Vedete raga, questo che è molto più dettagliato e recente di quello di prima, questo gira molto bene, meraviglioso, meraviglioso raga. E poi questo lo amavo da bambino quando si giocava, ho speso più lire io, che ai tempi c'erano le lire raga, più lire io che non so chi. Sì, zio Fale, super, guarda mi riporta agli anni 90, stiamo scherzando. Già me ne sono andato. Ai tempi non morivo così in fretta. Guarda quell'altro, guarda quell'altro. Questo? Non mi ricordo come si facevano le super. Ah, mo ce l'ho carica, quindi potrei farla. Spettacolare, raga. Spettacolare! Maledizione! Spettacolare! Sì. Massacro! Stava a partire male! Allora, girare gira bene. Girare gira bene, raga. Ah, questa mi è rimandata via. Però sarebbe da migliorare. Io ora lo levo e voglio, sono curioso di andare a vedere il controllo. Se ci sono delle impostazioni non ne vedo raga, pensavo ci fosse delle impostazioni raga per appunto dare un'occhiata alle, per migliorare, ecco, magari togliere qualche correzione di risoluzione eccetera, ma non mi sembra di vederle.
Eccoci tornati, ragazzuoli. Allora, niente, raga, allora niente, perché non vuole essere una recensione, questa non è niente di che. Giusto qualche impressione finale, giudizi che possono dare tutti. È un discreto oggettino, raga. Fate l'intrattenimento, ho visto che il menù è abbastanza, raga, fluido. I giochi, diciamo che 3 giochi su 10 non girano benissimo, però una partitella si può anche lasciare andare. Ho visto che c'è parecchia confusione, nel senso che ho esagerato, c'è un po' di confusione. Ci sono alcuni titoli, 2 titoli su 10 sono appunto titolati in maniera errata, ok? Quindi sotto un certo tipo di nome, che ne so, Rambo 2, ci trovi Sonic, ok? Quindi quando vado a selezionare per scegliere un gioco non mi devo basare sul titolo, ma sull'immagine, sull'anteprima che vedo. Per il resto, vabbè, un oggettino, raga, io vi dico che se lo trovate a 40 euro potete anche acquistarlo, ma di più, raga, lasciate perdere, perché comunque, ragazzi, tipo di prodotti ci hanno dentro una tecnologia, ci hanno dentro più che altro dietro un lavoro. Io vedo che molte, qualche azienda, qualche certe community hanno creato questi tipi di dispositivi anche molto più costosi, raga. Non mi sento di consigliarvi nell'acquisto, perché, raga, a buttare dentro un po' di emulatori con un po' di ROM, eccetera eccetera, qualche gioco ci vuole un attimo, ok? Qui c'è tutto un pacchetto carino, per carità di Dio, pagato 35-40 euro ci può anche stare, ma di più raga no, anche perché il lavoro che c'è dietro non è fatto proprio bene. Ci sono prodotti che arrivano anche a costare quanto una PlayStation 5, raga, ma secondo me sono prezzi troppo esagerati e c'è un guadagno dietro parecchio grosso. Comunque, vabbè, raga, è un prodottino, se ve la comprate, lo vi fa passare tempo, ovviamente sta pennettina la potete anche mettere su un proiettore, ok? Dato che stiamo su un canale di proiezione, con amici, lo attaccate al proiettore, passate quell'oretta. Per chi è nato negli anni 80-90 tornerete bambini. E ragazzoli, niente, è un prodottino carino, massimo 40 euro, raga, come più o meno l'ho pagato io. Raga, al prossimo video, non so se sarà un proiettore o qualsiasi altra cosa, spero sti video così vi facciano passare quei 10 minuti. Ci vediamo, raga, al prossimo video, prima possibile. Ciao!